Ciao a tutti. Oggi vi faccio vedere cosa creiamo con il paper clay, la pasta che abbiamo fatto l'altro giorno. Ed è questa. Io l'ho messa in un sacchetto. Mi raccomando, come vi ho detto, bisogna tenerla chiusa perché altrimenti si secca velocemente. E andremo a fare questo sasso qua. Vedete, assomiglia veramente a un sasso ed è fatto, c'è il polistirolo e ho messo come base il paper clay, poi ho usato questo colorante qua, l'ho comprato su Amazon, poi vi metto il link. Bene, il primo passo dobbiamo costruire la base, questo è il polistirolo. Allora, io ho fatto questa perché gli devo fare una sirena. Ne facciamo un altro più piccolo che voglio fare la sirena seduta, qui la facciamo stesa. Quindi andiamo a crearci una sorta di sasso, io taglio e ne facciamo più piccolo, quindi lo ritaglio a metà. E lo mettiamo un po' sfasato in questo modo, lo andiamo a incollare. Prendo un pennello, gli do la colla. Poi vi farò vedere anche come faccio i funghetti. E questa, in questo modo dà un effetto, come ho già detto nell'altro video, bellissimo. Andiamo a incollare e andiamo a smussare un po' gli angoli. Adesso si muove perché è ancora un po', la colla è ancora un po' fresca. Diciamo, diamo una forma di un sasso, come lo vogliamo fare. Mettiamo anche qua in questo modo. Ok. Poi io con una lima vado a limare in modo da arrotondare questi spigoli qua. Io prendo una lima per unghie e vado a, vedete, in questo modo. Come ho detto, si muove perché bisognerebbe lasciarla aderire bene la colla, perché essendo vinavil, essendo sì, colla bianca, insomma, ci vuole un po' di tempo. Ok, abbiamo arrotondato. Ora puliamo un attimo il tavolo. Ok. Ora andiamo a prenderci la nostra pasta. Mi raccomando, dovete tenere sempre le mani per mettere queste, le mani bagnate. Io per sicurezza do anche un po' di colla, vediamo qua si è staccata, do un po' di colla anche sopra. In modo da fare aderire bene la pasta. Tanto è colla vinilica e la colla vinilica è anche nel nostro impasto. Ok,
come ho detto, a me mi si muove perché lo facciamo all'istante, però dovete lasciare un attimo che i due pezzi si incollino senza doversi muovere. Ok, data la colla, dobbiamo lavorare con pezzi piccoli, quindi mi prendo il mio paper clay, vedete com'è, poi mi bagno le mani in acqua, la inumidisco e inizio a inserirla sul mio polistirolo. Vedete, faccio piccoli pezzi. Non ha importanza se vedete le giunture, dopo andiamo a lisciare. Questa pasta è una pasta che si presta molto, si sfuma, le attaccature vanno via velocemente. Poi, volendo, si può anche questa pasta si può anche lisciare con la carta abrasiva, però in questo caso io devo fare un sasso, non lo farò, però diciamo si possono fare anche bambole e vengono molto belle. Io ho usato il paper clay che ho comprato da Amazon, poi vi farò vedere, ma è la stessa cosa, cioè io ho visto che ho notato che c'è poca differenza. Come tutte le cose, questa è fatta in casa, l'altra è fatta artigianalmente. Le mani sempre bagnate in modo che si attacca bene. Questa è una buona base per anche un bel colore proprio per simulare la pietra, vedete? Ora, fatto questo, abbiamo finito. Per oggi abbiamo finito perché dobbiamo lasciarlo seccare. Quindi quando sarà, diciamo ci vorrà un paio di giorni, quando sarà secco vi faccio vedere come viene colorato. Vedete? Ecco qua. Questo è il nostro sasso finito. Finito, nel senso, la base. Cerco di togliere tutto quello che è sotto. Ok, benissimo. Ora lasciamo, come ho detto, qualche giorno ad asciugare, poi quando sarà asciutto ci vediamo per fare per colorarlo. Vedete? Questo sarà più piccolo. Vedete? Questo è più grande e questo verrà più piccolo. Lo mettiamo su una base, io adesso lo metterò su qualcosa di un foglio di acetato, in modo che così quando sarà asciutto si stacca bene. E come ho detto, ci vediamo quando sarà asciutto, che poi coloreremo con questo colore. A dopo. Eccoci qua, è passato un giorno e il sasso, vedete, ha questo effetto con la paper clay, la pasta che vi ho fatto vedere. Si può anche levigare, però per il sasso io preferisco tenerla così. Vedete che poi verrà così. E qui andrò a metterci la mia sirena.
questa la faccio stesa, mentre qui la farò seduta. Ora vi faccio vedere quando lo coloriamo con questo spray qua. L'ho comprato su Amazon, poi vi metto il link. Ora io ho messo un cartone sotto per non sporcare. Io vi consiglio di farlo fuori. Adesso io per fare il video lo faccio qui perché fa un po' di puzza. E andiamo e iniziamo a colorare. Vedete come, vedete che viene come il sasso. Facciamo piccoli spruzzi. Giro. Perché non deve venire proprio simile a un sasso, quindi deve avere anche delle cose, degli spazi più chiari in questo modo. Non so se si vede, vedete? Io lo trovo fantastico questo colore, quindi so che c'è anche i colori che simulano il legno. Il marmo, io ho preso questo perché dovevo fare un sasso. Vedete? Ecco qua. Ora lasciamo ad asciugare, vedete? Che poi verrà asciutto, sarà come questo. Volendo si può anche sfumare con dei colori acrilici o bagnati molto, diciamo, molto chiari, oppure si può sfumare con delle polveri. Io sinceramente, a me va bene così com'è, vedete? Poi sotto metterò un'altra base per coprire il polistirolo, lo farò o di panno o di gomma crepla, in modo che quando sarà appoggiato sul mobile, la sirena, non scivoli, ecco. Bene, io spero che questo video vi è piaciuto, vi sia stato d'aiuto. Metterò, come ho detto, nel box il link dove ho comprato questo colore. Ed è il colore effetto sasso. Con questo è tutto, mettete pollice in su se vi è piaciuto, condividete e se vi iscrivete al canale mi aiutate a farlo crescere. E ciao al prossimo video!